Fa piacere che le cose che dico si sappiano subito, perché non sono state mie parole dette alla stampa, ma dette internamente. Ma questo non è una novità, non mi dà neanche più tanto fastidio, sinceramente. Io ho accettato con entusiasmo, perché sono convintissimo, ma lo dico veramente, che è una grossa fortuna di allenare la Roma, giocatori molto forti, che adesso stanno attraversando un momento, secondo me, psicologico non idoneo, ma questo perché sono giocatori, persone per bene, sono sensibili e stanno soffrendo questa situazione. Talvolta sarebbe meglio magari avere un carattere un po' più spigoloso, diverso, invece questi sono ragazzi sensibili. Io credo molto nella loro voglia di rivalsa, anche verso se stessi, non solo verso la situazione o verso qualcuno. Quindi per me sarà importante parlarci, soprattutto con alcuni di loro, cosa che sto facendo anche individualmente. E poi credo molto, ripeto, nelle loro potenzialità, sia umane ma anche tecniche. L'ultima cosa, poi lascio agli altri ovviamente la parola. Si è parlato, però puoi anche dire se è vero, di una Roma diversa, una Roma sul genere, diciamo così, spallettiano. È vero? Cambierai molto? Ti ha lasciato molto Spalletti e quindi vuoi, sì, anche perché ci sono dei collaboratori con te. Ha lasciato la panchina. Quindi ecco, sarà una Roma molto diversa rispetto a quella che ha lasciato Ranieri? Ma io credo che in due giorni sia veramente difficilissimo poter impostare un sistema di gioco e poter insegnare un sistema di gioco. Io credo che questi giocatori abbiano bisogno di altro in questo momento. Però credo di poter dire di andare avanti con un'idea unica per quanto è possibile, insomma, sul sistema di gioco, anche con delle piccole variazioni, perché c'è poco tempo e c'è bisogno di capirsi subito in questo senso. Credo con tempo che i giocatori migliori, che io in questo momento reputo i migliori, debbano giocare nelle loro posizioni dove possano esprimersi al meglio. Quindi questo posso dire adesso, di più sul sistema di gioco non dico, anche perché c'è un avversario che ci studierà anche quello che dirò io, e non voglio dare assolutamente vantaggi all'avversario. Buongiorno Vincenzo, ciao, benvenuto. Riallacciandomi alla domanda che ti faceva la collega, ti volevo chiedere, la tua esperienza come allenatore nel settore giovanile ha visto una Roma, un gioco abbastanza offensivo, comunque abbastanza votato all'offensiva. Pensi che si potrà a lungo andare e andare su questa falsa riga anche con la prima squadra? Ma parallelismi non è giusto farli, i ragazzi sono ragazzi e gli adulti sono adulti, quindi non credo che sia giusto. Io, come ho detto prima, la squadra deve mettere i giocatori migliori nelle condizioni di esprimersi al massimo, e poi c'è una fase di possesso, una fase di non possesso palla, e quella va fatta. Ma soprattutto per me sarà importante riuscire a trasmettere che tra le due fasi, quella più importante è quella di transizione, che vuol dire che bisogna passare prima possibile da una fase all'altra, sì, perché questo fa la differenza. Poi in chiusura ti volevo chiedere se i nomi dei componenti del tuo staff saranno quelli che sono circolati tra ieri sera, nella giornata di ieri, o se ci sono ulteriori novità. No, se ne eravate ben informati. Posto così, grazie. Vincenzo, se dovessi spiegarci il problema con la P maiuscola di questo gruppo, cosa diresti? Cos'è il problema? Con la P maiuscola di questo gruppo, il problema più grande, che cosa diresti? Ma da esterno sicuramente è quello, un blocco psicologico, quindi in questo senso sono contento che giochiamo subito dopo Genoa, e sono contento che giochiamo in trasferta, perché come ho detto prima questi sono ragazzi che la maggior parte di loro sono sensibili e si trasmettono, si tengono dentro questo malessere che vivono e che sentono anche a livello generale, quindi devono liberarsi di questo, e credo che sia il primo passo poi per farli esprimere in base anche alle loro potenzialità. Hai parlato con Ranieri per caso? Sì, ieri.
sai che lui non era contentissimo del comportamento di alcuni giocatori, nel senso che non tutti avevano dimostrato il senso d'appartenenza, secondo lui il suo staff, nelle ultime settimane. Pensi di migliorare il senso d'appartenenza di tutti i componenti della rosa? Io con Ranieri, voglio precisare, l'ho chiamato perché per due motivi. Uno, per ringraziarlo, perché è una delle prime persone che, quando ho deciso di fare l'allenatore, l'ha saputo per una coincidenza, eravamo insieme e mi ha dato degli ottimi consigli. Poi perché lo stimo, poi perché credo che sia giusto così. Non sono andato nel dettaglio perché credo che io mi debba fare la mia idea, non voglio, ma la mia idea da dentro, da oggi, da ieri, non da quello che è successo. Quindi in questo senso non ho chiesto altro, è stato un saluto non di circostanza, ma perché era sentito. Genzo, benvenuto. Volevo chiederti, tu hai giocato con alcuni dei giocatori che adesso allenerai, con qualcuno ci sei anche amico, credi che possa essere un problema per te quando dovrà fare delle scelte comunque inevitabili? Guarda, questa domanda me la sono posta prima di accettare e mi sono anche risposto che per me è stato veramente è stato più difficile lasciare fuori dei ragazzini che avevano il sogno di giocare e di divertirsi. Per me la domenica, ho fatto una finale scudetto, è stato il giorno più triste, ma lo dico con sincerità, il giorno più triste, perché era un momento per loro che sapevo non sarebbe mai più tornato probabilmente. Quindi quel giorno per me è stato triste, domani non sarà un giorno triste perché siamo tutti professionisti e tutti dovranno accettare le scelte con molta serenità. Vincenzo, ciao, sono qua. Cioè, a livello sportivo è il giorno più triste, scusate. Vincenzo, ciao, sono qua, mi presento perché almeno con Marco Ternato, Sport Italia. Si sono fatti già dei paragoni importanti, perché tu sei un tecnico molto giovane, hai appena 36 anni, qualcuno ha detto il nuovo Guardiola, già potrebbe essere. Quando hai deciso di accettare, hai pensato che poteva essere un salto anche troppo grande per te, passando così dai giovanissimi ad allenare una squadra come la Roma? Ma sinceramente il mio programma e il mio programma personale era leggermente diverso, cioè, però ho accettato con entusiasmo e con sicurezza. Non ho avuto, mi sono preso il mio tempo, qualche ora, ma ho accettato con molta, come dire, con molta sicurezza. Sono sicuro e consapevole a cosa vado incontro, basta vedervi oggi, quindi so convinto e sono sicuro che non si può, anche vincendo tutte le partite, avere l'unanimità mediatica, quindi, e non solo, anche da parte dei giocatori, quindi sono perfettamente consapevole a cosa vado incontro e ho accettato con molta serenità. Buongiorno. Siete Vincenzo, con Roma Channel. In bocca al lupo per questa avventura. E volevo chiederti, in questa gestione precedente abbiamo visto anche un'alternanza in porta, un po' per necessità, un po' per scelte. Tu hai già deciso chi sarà il portiere titolare della tua Roma? Ma io credo che sarà uno, nel senso che chi sceglierò giocherà, a prescindere di come farà. Quindi il portiere deve essere sicuro di avere il posto, a meno che non ci siano cose clamorose, però... ho già parlato con i portieri, con entrambi, e stasera, al massimo domani, comunicherò loro chi ho scelto, quindi domani sceglierò. Ok, e poi volevo chiederti se anche negli altri 10 giocatori avrai un'idea base, oppure, come abbiamo visto con Ranieri, ci sarà sempre un'alternanza sia in fase d'attacco sia tra i tre centrali, insomma, se hai una formazione tipo in mente. Ma... sì, sinceramente penso di avere la mia idea, ma questo non significa che giocano 11 e gli altri no, o che in determinate partite non possono partire chi magari la partita precedente sia stato in panchina. Quindi ho la fortuna di avere una rosa ampia, di alto livello, almeno 16 giocatori che potrebbero giocare tranquillamente in una squadra importante come la Roma. Quindi penso di avere l'imbarazzo della scelta, però questo non significa pesare il minutaggio, non significa accontentare tutti, ma so benissimo che dovrò scegliere, insomma. Ma sinceramente sono discorsi che non mi toccano. Io ho accettato
sapendo che metto a disposizione la mia serietà, il mio impegno, spero la mia competenza, poi il resto non mi interessa, così come non mi interessa che voi ne parliate, così come non mi interessa che qualche allenatore si presenti, si promuova, non mi interessa che si parli di Ancelotti, tra l'altro una persona che stimo moltissimo, un allenatore preparatissimo, quindi tutto ciò non mi disturberà, l'ho messo in preventivo, io non mi sento un traghettatore e vi do il titolo perché il mio obiettivo è da qui alla fine dell'anno, fare bene da qui alla fine dell'anno, poi si sa, chi fa calcio sa che le situazioni cambiano, mutano, cambiano continuamente, quindi non si può parlare di qualcosa di domani perché può cambiare, lo so benissimo, quindi... Grazie, bocca al lupo. Buongiorno, siete Vincenzo, collegati con Roma Channel. Tanto complimenti per il nuovo incarico. C'è un tecnico di grandissima esperienza come mister Carlo Mazzone che ha detto, dice, l'inesperienza a volte può essere un vantaggio. Ha usato questo termine. Io ti chiedo se inesperienza uguale a creatività, inesperienza uguale a non essere prigioniero di schemi, ti possa dare davvero questo vantaggio, se davvero condividi quello che ha detto mister Mazzone. Ma intanto lo saluto e lo ringrazio, che ha detto anche qualcos'altro, qualche altro consiglio. Però rispondo con una battuta che non è assolutamente rivolta a Mazzone, rispondo con una battuta a questa domanda. Io credo di avere molte più panchine in Serie A di parecchi allenatori di Serie A, quindi un po' di esperienza ce l'ho. E forse domani sarà l'unica volta che andrò in panchina veramente contento, quindi rispondo così. Ecco, e poi ovviamente ti volevo chiedere anche questo, come cercherai di gestire il parco attaccanti, visto che proprio da attaccante nella Roma magari qualche problemino ce l'hai avuto nelle sostituzioni e via dicendo. Guarda, io penso che un giocatore di alto livello oggi, per ambire a squadre di alto livello, come la Roma, come altre, deve avere un certo profilo, quindi voglio dire, anche giocando mezz'ora si può essere decisivi, anche giocando non tutte le partite si può essere amati, e io se oggi sono qua è anche perché ho questi requisiti, penso. Quindi è la qualità di come si fa il minutaggio, non è dalla quantità. Io credo molto al giocatore, che sì che si può incazzare il giocatore si deve incazzare, però poi non deve venire meno ai suoi doveri di professionista, di allenamento, e non deve essere di disturbo agli altri giocatori. Poi se si incazza sono più contento, vuol dire che ha qualcosa dentro. Io ero uno di questi. Certo. Momento in cui mi sono cazzato meno, ho smesso. Quindi è importante. Quindi per me è importante che il giocatore abbia la voglia di prepararsi a vincere, che non abbia esclusivamente la voglia di vincere. È più importante prepararsi a vincere. Prepararsi a vincere significa anche fare delle rinunce, significa ingoiare qualcosa, insomma ci sono tanti risvolti. Ultima per me, visto che domani ci tufferai ufficialmente, che cosa ne pensi di questo campionato? Equilibrato perché è mediocre o cosa? Ma no, è un campionato molto, molto equilibrato, però se si guardano le squadre in testa, sono con merito, sì, però rispetto agli altri campionati hanno perso molto di più. Quindi proprio in questo qualcosa vorrà dire. Facciamo le ultime. Buongiorno, mister... Qui, lo Monaco, Centro Sono Sport. Basta che ne facciate una testa, così vi accontentiamo tutti, sì. E chiudiamo. Grazie. Sono qui. Eccoci. Non sento, mi sa. No. Volevo intanto chiederle qual è l'obiettivo di questa stagione a questo punto, come riterrebbe di aver fatto un buon lavoro al termine di questo campionato? Ma non possiamo guardare a lungo termine, noi bisogna guardare domani, noi andiamo al massimo, perché questa squadra può fare il massimo, ha le potenzialità per fare il massimo. Quindi basta fare il massimo che va bene. Parlato di fase di transizione, anche se però finora il problema della Roma è stata la fase difensiva. Se, anche quella è transizione. No, nel senso, però nello specifico come pensa di intervenire su quello che spesso è stato un problema di concentrazione? Sì, bisogna darci dei principi, delle linee guida, che cose che stiamo facendo, ne discutiamo insieme e poi si sceglie una strada, ma bisogna essere tutti consapevoli e tutti convinti. Naturalmente sui principi espressi oggi siamo tutti intesi, sottoscritto i giocatori, tutti abbastanza d'accordo, quindi
se si prende gol non è soltanto ed esclusivamente colpa dei difensori, insomma, frase fatta, però è così. Sì, sono di qua, mi scusa, senso, all'estrema sinistra, guarda, ecco, mi alzo in piedi. Volevo chiederti, tu hai avuto tanti allenatori nella tua carriera, anche uno che ti aveva fortemente voluto e poi non hai avuto, che è stato Zeman. Volevo sapere se c'è qualcuno a cui in questo momento pensi così, stanotte prima di addormentarti, hai pensato di poterti ispirare per guarda, cominciare un'avventura. Una delle cose che mi sono chiesto prima di accettare è che dovrò assolutamente riuscire ad essere me stesso, quindi se riuscirò a essere me stesso va bene così. No, no, ci sono, puoi prendere tutto, qualcosa da ognuno, ma se non sono cose tue non avranno mai lo stesso valore, anche per chi ti ascolta, quindi è importante essere se stessi. Eccomi. Ciao Vincenzo, volevo chiederti due cose veloci. Una è se trovi delle analogie dal punto di vista dell'atmosfera, dell'ambiente, con la situazione difficile che hai vissuto da giocatore nella stagione del cambio di quattro allenatori, cioè in queste prime ore una cosa la vedo, che ci sono molti più giornalisti, molte più telecamere, questo significa che la Roma è cresciuta molto. L'altra cosa volevo chiedere, fai riferimento a quando ti arrabbiavi che andavi in panchina, adesso in questa stagione ci sono state molte manifestazioni di insofferenza di giocatori che quando vanno in panchina o quando vengono sostituiti, ecco, come pensi di gestire alla luce della tua esperienza queste situazioni? No, l'ho detto prima, il giocatore può manifestare, sempre rimanendo nei limiti naturalmente, può manifestare il suo malessere, però poi si deve trasformare in spirito di rivalsa, che talvolta può essere anche verso l'allenatore, però la mancanza di rispetto per il compagno e per i ruoli non deve venire mai meno. Facciamo l'ultimo. Vincenzo, estrema sinistra. Volevo chiederti questo: quanto tempo avrai bisogno e se sarà sufficiente perché questa sia la tua Roma, una Roma a cui riesca a dare rimprovero? Ma intanto non è mia e non lo sarà mai mia. La Roma è di chi è? Dei proprietari, no, ma dico, no, come dico gioco. No, ci tengo questo e dei tifosi. La Roma è di tutti, non potrà mai essere mia, non lo sarà mia. Però se parliamo sul piano puramente tecnico, tattico, ci vorrà del tempo, però non so quanto. Ma io credo di avere a disposizione giocatori molto evoluti, che ci sia bisogno veramente poco per fargli cambiare tendenza. Ciao. Ultima cosa, scusa. Ci tenevo a ringraziare. Posso dire? Scusami. Ci tenevo a ringraziare la famiglia Sensi, Rosella qui in persona, ma lo dico con molta sincerità. Poi volevo fare un inciso. Io, per rispetto per i dirigenti che ci sono in questa società, che io stimo molto, anche per rispetto di, come abbiamo detto prima, di Ranieri, io sono stato contattato solo dopo che Ranieri è stato. Che mister Ranieri si è dimesso, quindi questo per una correttezza e per rispetto che nutro verso i nostri dirigenti, e credo che sia questo sia opportuno. Bravo, grazie.